operatori sanitari in lavoro febbrile e centinaia di persone in paziente attesa nei centri vaccinali del Trentino Open Day contro l'encefalite da zecche. Le zecche si sono con i cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura le troviamo anche ad altitudini dove negli anni passati non arrivavano. In Trentino a monitorare la loro presenza è la Fondazione MAH. Dai loro ricercatori una conferma delle parole della dottoressa Maria Grazia Zuccali. L'aumento delle temperature ne riduce il letargo e aumenta la presenza sino ai 1400 metri. Nel nostro territorio le zecche portano la malattia di Lyme e l'encefalite. Di quest'ultima in provincia una media di 40 casi all'anno. Questa vaccinazione soprattutto in chi ha occasioni di andare nei prati, nei boschi. Maria Grazia Zuccali invita a vaccinarsi fin dall'inverno in vista della primavera e ricorda le buone pratiche. Al ritorno da un'escursione controllarsi il corpo e asportare eventuali zecche. Senza ricorrere al pronto soccorso e nel più breve tempo possibile, perché prima si asporta meno probabilità si hanno di infezione. Lo sa bene questo signore di Aldeno tra i molti cacciatori presenti. E la doccia e dopo guardare dappertutto perché ce ne sono parecchie.